Perché la faccia da furbetta? Tu sai che tutti quelli che avranno un cane ti staranno odiando in questo momento, vero? Possiamo iniziare il video o no? Invece sì. Ecco. Buongiorno! E bentornati in un nuovo video da Mario. Faccio il kebab. E quindi tu ancora non hai imparato la mia intro? Aspetta che c'ho il cacco. No, quelle però non fanno parte dei baffi. Aspetta. Ciao amico, tu chi sei? Quello grasso che tiene la videocamera. Bravo, io sono Mario il kebabaro. No, però aspetta, questo è molto messicano. Sì, direi proprio di sì. Amico, io vorrei bene un'estate, sicuro. Dov'è il sombrero? Immagino, me lo fai con Photoshop? Non ci penso neanche. Qui Andre mi farà apparire un sombrero. Taglia tutto, grande Andre, number one. Aspetta che ti mancano solo questi. Hola, sì che male. Come stai? Ah, ho fatto male. Vabbè, e ciao a tutti ciotolini e bentornati in un nuovo video natalizio e culinario. Antizio, quindi, allora... culinizio. È natalizio. È natalizio e culinario. Aspettiamola. In tema natalizio. Ma hai arrivato tutti i baffi di prima? No. Ah, sembrava, perché da qui si vedono. In tema natalizio, in realtà ho fatto una super battuta che ti sei persa, però vabbè, loro l'avranno sentita e riso a squarciagola. A proposito natalizio, ho un regalo da darti di Natale. Anch'io? Vado a prenderlo. Vai. E riaspettiamola di nuovo, parte 2. Il mio regalo di Natale, grazie, per te, è una cosa che non utilizzerai, perché io so che non utilizzi questa cosa, ma sei troppo il mio amico, visto che noi abbiamo detto di spendere pochissimo. Non ti ho fatto una roba super bella. Quanto hai speso? 5 euro. Ok, ti ho battuto. Meno hai speso tu. Io ho puntato sulla qualità. Ah, hai portato un regalo anche per me? Ovvio. Dammi. Ma no, la videocamera è il regalo. Non capivo. Io spero, cioè, vorrei tanto del Carrubbo. Però siccome non sono stata bravissima, mi piacerebbe molto leggere della polvere di Carrubbo. Carrubba comunque, Carrubba. La moglie. Provo? Chissà cosa sarà. Cos'è, mai? Bimbo? Ben 3,50 euro. Carrubba biologica! Ma che fortuna! Cos'è la carrubba? Farina di polpa. È di pesce. Ma che è? Ah no, polpa di carrubba. Questa invece puoi leggere tutte le frasi. I wanna wish perché you hai fatto Andre Christmas. Culo? No, è un guarda, cuore. È un culo. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you... Scava, scava, lui è capace! Scava! Scava, scava, bimbo! Scava, non ci arriva! Doggy, no, ti sta fregando la carrubba! La carrubba è mia! È per dopo! Dai, prendi! Cos'è, bimbo? Prendi! Bravo, bravo! Bravo, grazie! Una a me, ok! No, quello è suo, l'ho scelto! Perché non le uso le calze? Ah, perché sono lunghe! Perché sono un po' più lunghe, tu di quelle un po' più corte! Cioè, praticamente io le uso, ma questa qua viene tutto tagliato così e non si vede più! Mi spiega perché dei Pokémon! Perché sei scarsa Pokémon Unite, probabilmente. No, perché io e Andre giochiamo sempre. No, giochi da sola. Cioè, tu hai... sempre mentre gli altri giocano a FIFA. Non è vero, sono giochi carine, dimmi che Pokémon sono. Sì, e difatti... Ok, Pokémon sono Charmander. Bravo. E Pikachu. Perché tu usi sempre Pikachu e qualche volta anche Charmander. Ah, ok. Non perché c'erano solo quelle di Pokémon. Ok. Cioè, meglio le mie calzine dei Pokémon o la polvere di Carrubbo? In questo caso la polvere di Carrubbo, ma ti spiego il perché. Vai. Perché oggi, come voi avete detto dal titolo, facciamo il pandoro per cani, ovvero il... Candoro. Esatto. E se fosse per gatti? E sai cosa serve questa? Il gattoro. Sai cosa serve questa? In realtà ce ne serve un coso muscolo così per fare la glass. E dopo ce la lanciamo in faccia. Ma lui quanto lo vuole questo? Perché ma poi anche per lui. Ma tu lo sai che più mangi glass e più diventi? Chiccione! Glass, è una battuta. Dai, abbastanza. Cioè. Vabbè, dai, spieghiamo gli ingredienti, che tu sarai già stanca, immagino. Sì, mi fa male il dito, non riesco a muoverlo. Perché in base a come ti muovi, cioè. Non ti devi appoggiare. Ma almeno non devi fare movimenti di camera. Sì, non devi neanche appoggiare tu niente. Allora, il primo ingrediente, lo scelgo io, faccio vedere, è il miele di acacia. Sì. Allora, per tutti quelli piccolini... Sai dove siamo andati a prenderlo? Ad acacia. Per quelli piccolini voglio dire un piccolo aneddoto che i grandi, cioè i piccoli non capiranno per i grandi. E quindi... Non ho capito. Scrivi e premi controllo acacia. Penso di far parte dei piccoli perché non sto capendo, il però... Il grillo parlante. Ah, veramente bello. Primo ingrediente. Secondo ingrediente è la farina di tipo 00, oppure come dico io, oh,
Quindi mi raccomando, farina di tipo... Terzo ingrediente, mastro fornaio. Lo lanci via, ok. Ah, lievito di birra. Altro ingrediente, sempre un'altra farina, ma quella integrale. Sì, perché mi infarino tutto. E quinto ingrediente, lo yogurt greco. Mi raccomando, dovete andare in Grecia a prenderlo, eh. Poi, il regalo preferito per Natale di Sabri, ovvero la polvere di carruba. E delle arance per farsi una spremuta. Sì, delle arance, a noi ce ne servirà da grattugiare una parte di una, quindi in realtà è, però vabbè. Ora, volete anche sapere le quantità o facciamo a occhio? No, anche le quantità. Ok, allora bisogna leggere. Ora vi dirò le quantità prese da me medesimo con uno strumento di precisione chiamato cellulare, utilizzando uno strumento chiamato internet in un'applicazione chiamata Google. Allora, iniziamo dalla farina integrale 300 grammi, anzi no, io vi devo fare, perché queste qua sono le... 90, le porzioni per 10, ma noi dobbiamo farne solo 3. Esatto, quindi 90 grammi. Poi 200 grammi di farina, quindi diviso 10. 20. 60 grammi di farina dobbiamo fare. Aggiungere l'acqua, sono 350 grammi. 35 per 3. 60, 105. 105 sicura? Mm-hmm. Poi miele da caccia 50 grammi, quindi diventano... 15. Brava. Olio extravergine d'oliva 20 grammi, quindi diventano... Okay. Brava. Yogurt greto 20 grammi, quindi diventano anch'essi greto. Greto. Ci sono 40 gradi in questa cucina, ok? 20 grammi diventano 6. Lievito di birra, qua c'è scritto 10 grammi. Questo da quant'è? Da molto di più. 7. Vabbè, noi ce ne fa... Vabbè, tanto no, 10 diviso 2, 4, 10, 1 per 3, metà quasi di questo. Tutto. No. 7. 10 diviso 10, 1 per 3 fa 3 a casa mia. Arance, la scorza di 1 e. Con cosa grattugeremo le arance? Troveremo una maniera, perché io non ho la grattugia. Però c'hai... tu non ce l'hai la buccia d'arancia? La cellulite, certo che ce l'ho. Usiamo quella, no? Certo. Qua c'è scritto buccia d'arancia. Perfetto. Penso vada bene uguale. Ok, iniziamo. Quella. Ah, in teoria questo qua, poi volendo voi potreste farlo anche a mano. Però noi abbiamo Sure Bimby e lo sfruttiamo per impastare. 87, 88, non sbagliare che... 90. Poi? 60 grammi di farina... Oh... Oh. Oh, brava. Ma hai fatto un corso per mettere gli ingredienti sì. lì dentro? O? Sì. E come si chiama se qualcuno volesse rifarlo? Taruna. Capisco. Poi dobbiamo aggiungere 350 grammi di acqua. E in realtà se c'è leggermente tiepida sarebbe meglio. 350 grammi diviso 10 per dire 100 grammi dobbiamo fare praticamente. 105, toh, per essere precisi. Mi raccomando, precisissima, perché sennò... Sai cosa succede? Cosa? Boh, sbagliamo e basta. Adesso? Usa il contagocce, usa il contagocce. 106! 106! Devi togliere una goccia. Devi toglierla. Cavolo. Cedi pure con i prossimi 15 grammi di miele da caccia. 9, guardate la faccia concentrata. Cos'era quel rumore? Ti sei emozionato, hai scorreggiato? 15, mon ami. È diventato 19. Ma sta andando a caso. Ma no, noi stiamo andando precisissimo. No, questo coso sta andando a caso, va dopo un quarto d'ora. Sì. Vabbè, guarda, è tornato 18. Era comunque 19. 15. Adesso dobbiamo aggiungere, allora, 6 grammi d'olio e 6 grammi di yogurt greco. 6 grammi. Che sgocciolata, e ora adesso cosa fai? Oh, cavolo. Come prima. 7, io leggo 7. Ah vabbè, è impossibile. Vedi che ti prendo lo greco. 6 comunque. Puoi dirci qualcosa in greco? Non Hakuna vale Matata. Così. Non è greco quello. Lo so. Secondo te? E che ne so io? Prova, al limite lo togli. Quanto abbiamo detto? Scusa, abbiamo detto 6 grammi? E sono 3 volte ci tanto. Ci sarà un po' di yogurt greco, assaggia. Vabbè, no, assaggia tu. Mi fa schifo. Perché? Dopo te lo mangi. No, è importantissimo questo essere precisi, perché abbiamo una bustina da 7. Ma perché sta diventando meno 3? Abbiamo una non bustina da 7. Non ho messo niente, guarda. Sì, ma ascoltami, se no la metti sbagliata. Ne metto la metà più o meno. Meno della metà, perché deve essere 3. Ecco, così, brava, 3. Però devi averlo messo, tu non l'hai ancora messo. Come funziona sta cosa? Vediamo se sta venendo il candoro. A voi sembra un candoro? Vado, Se sbagli. Non ho ancora messo niente, Andre. Facciamo così, ne metto, guardo occhio. Ecco, a posto. Qua dice che ne ha già messe 6. Era 3, adesso è 6. Boh, fermiamoci qui. Fermiamoci. Ce la portiamo a casa così? Infatti ce n'è ancora. Vediamo. Di metà. Sì, si vede tutto, perfetto. Infatti è diventato 10. Perfetto. Gli ingredienti in realtà sono finiti tranne le...
le mozzarelle. No, arance. Ah, già. Dobbiamo aggiungere, in teoria sarebbe una scorza è troppo. Grattugiamone un po' e basta. Mm-hmm. Adesso come la grattugiamo? Col coltello, così. Ah. Eh sì, così. Quindi vabbè ragazzi, ci vediamo fra 15 ore. Quello che facciamo noi adesso è selezionare appunto la modalità di impasto, impastamento, impastazione per un minuto. Voi dovete farlo a manina. Guarda, sto impastando. Ah, no, lui non sta facendo niente. Vi capirò se avete chiuso il video in questo momento. We wish you a merry Christmas. In realtà volevo fare Michael Bublé, ma tabula rasa, non mi viene in mente niente. Ok. Allora, noi abbiamo messo il bimbi, il sure bimbi per 10 minuti e quello che ne è venuto fuori è questo. Sembra bello. Speriamo, perché buono non è. Che ne sai? Questo qua adesso lo portiamo... Sì, dai, mi sembra abbastanza... Ma sì! Ballottola lì. Allora, adesso ce lo mettiamo qui dentro. Dobbiamo metterlo in una bacinella trasparente in vetro e deve essere stata cotta a 227 gradi, mi raccomando. Ma non è vero. Secondo me sì, sono delle nozioni che sono abbastanza importanti da rispettare. A riposare con la pellicola per un'ora e mezza. Quindi okay. Mi raccomando, Questo rumorino è perché il bimbi si lava anche, quindi sto facendo la pulizia dell'impasto. E tu Andre cosa stai facendo? Io sto dando una... Stai facendo diventare una palla. Sì. Che bella la terra è una palla che salta nell'aria in un cielo d'amore. Quando dici palla non intendi me, giusto? No, non intendo te. Quindi ora quanto aspettiamo? Adesso mettiamo la pellicola sopra tesa e aspettiamo un'ora e mezza e speriamo che lieviti. Se non lievita è colpa di Sabrina. Ok. Vorrei farvi vedere la nostra piccola pallina quanto è aumentata. Sono 6 palline. Questa sembra tipo la mia pancia dopo aver fatto appunto il cenone di Natale. Vai, allora cosa allora, dobbiamo fare? Adesso voi non lo vedete ma abbiamo già messo il forno a preriscaldare. Dobbiamo prendere gli stampini, che questa qua probabilmente è la cosa più difficile da trovare. Li ho presi su Amazon. Mini stampini di mini pandorini. Imburrare. Imburrali. Posso dire che ho tenuto le mani nel culo fino adesso? Sì, testimonio. Amico, spargi tutto di burro. No. Un Jimmy Donna. In teoria dobbiamo semplicemente prendere il nostro impasto, che il nostro è un po' tanto, com'è che si dice? Oh, al massimo gli anelli cadranno nel pandoro. Ma no, ma perché tu fai poi cucini con gli anelli? Vai, vieni qua. Dobbiamo metterlo, riempire gli stampini per 3/4. Ce li hai abbastanza anelli per mettere uno in ogni stampino? No, allora fai così, io te lo metto e tu cerchi di capire quanto è 3/4. Sì, oppure facciamo il contrario. Vai. No? No. Sì. Se vi fate aiutare da vostra mamma o un'amica, mi raccomando, controllate che non sia come Sabrina. Andre, ecci! Vabbè. Comunque vorrei farvi vedere che più o meno 3/4. Vai, 3/4. 3/4 ci sta. No. Ora sei abbastanza? Vediamo. Intanto dammi l'altro così dividiamo. Ma poi hai lerciato tutto. Ma che vuoi da me? No, lì, quello è vuoto. Questo è pieno. Io non sono per niente fiducioso. Però sai cos'è la cosa positiva? Aspetta, Andre! No. Questo è il mio anello. Non trovo che gli altri ci siano. Un po' di fidanzamento c'è, la fede c'è. Abbiamo più o meno... non omogeneizzato, vabbè. Abbiamo pulito. No, vabbè, pulito. Vabbè, abbiamo reso tutto più o meno la stessa... Esatto. Alla stessa grandezza, 3/4 di cosino qui, di mini pandorino. Adesso inforniamo per 20 minuti a 175 gradi. Ma nel frattempo... E nel mentre prepariamo le glasse, che sono semplicemente decorazioni da mettere sui pandori freddi. Per persone glasse. Ah, ne sono solo glasse. L'hai capita adesso la battuta? Glassa. Intanto inserisco questi. Aspetta. Vai, inserisci tutto. Ok, chiudi. Chiudo. E viene a fare il glasso. E a posto. Yogurt magro greco 0% grassi. Praticamente io non ci sono dentro. Allora, è a quantità, è QB. Ah, ok, deve venire. Deve venire liquido ma corposo. Non... Ok, quindi io quindi ne non troppa po'. Acqua. Questo qui lo prepariamo senza lasciarlo sul tavolo se riusciamo. Guarda, qua c'è. Ha fatto già casino. Quanto è liquido ma corposo, metterne ancora un po' allora? Sai come si fa? Si tira sul cucchiaino e lo si fa cadere per vedere. Però deve essere girato bene. Sei già stanca? No, per me è giusto, guarda. Secondo me ci sta. Anche per me. Vai, okay. Tu fai l'altra. Cambio. Quindi facciamo quella con la farina di... Carruba. Esatto. Io scioglierei prima un po' di carruba.
Fai davvero? Cos'è? Prova, ha un sapore particolare. Cacao, neanche troppissimo amaro in realtà. No, non usare, puzza. Strano. Non è male. Perfetto. Farei tutto il video così, quindi? No, non ti pulire. No, tieni la macchietta lì. Perché i cani non possono mangiare il cioccolato, quindi sarà sicuramente qualcosa di particolare. Sì, carruba. Per quello si chiama polvere di carruba. Avrei voluto usare un cucchiaio. Non hai capito quanto sono grossi i nostri pandori? Stanno già offrendo. Bravi ragazzi, è giusto così. E adesso dobbiamo rendere anche questo un po' corposo aggiungendo dello yogurt. Aspetta che faccio degli zoom. No, non fare cose che non sai fare. Che già quando tu riprendi, di solito è così i tuoi video. Mia madre ha detto, ma perché? Allora, stai dietro. Mia madre ha detto, si vede che sta facendo le riprese Sabrina, eh? Sono tutti in movimento. Oh, squeakun! Tons. Dopo aver mandato al tappeto la cottura. Ti piace questa battuta? Molto. Allora, abbiamo aspettato. In realtà Sabrina ha sbagliato a mettere la temperatura. No, io l'ho messo per scaldare. Quindi, tu non l'hai sistemato. Abbiamo velocizzato un po' il processo. Esatto. Però adesso sfruttiamo un frigorifero nuovo di ultima generazione. E non fare cose che non ti si addicono. Alessio lo fa sempre. Sì, Alessio, non sei Alessio. Tu c'hai i capelli, pochi ma ce li hai. Usiamo questo nuovo frigorifero chiamato mondo esterno per raffreddare questi qua più velocemente, visto che fuori ci sono un grado. Ma ti posso dire una roba? Lascia dentro la teglia e prendi solo i pandorini, così okay. No. Fai prima. Ok, è che ti svelo un segreto. Sì? Sono 3 pandori per 2 mani, quindi devo fare un giro in più. Vabbè, io sono pigro. Sì, ok. La vogliamo rischiare? E metto sul davanzale? Ma sì. Se questa è l'ultima volta che vedete i pandori, sapete già il motivo. I candori poi. I candori. Incredibile, ma vero, non sono caduti. Adesso vediamo. Quanto era dato che cadevano? 10-0. Vediamo se si tolgono, se siamo stati bravi a imburrare. Allora, dal balcone si levano. Guarda. Mamma mia, questi che pandorini. Che pandorino. Mi è venuta un'idea. Vai. Tagliamogli la base. L'avevo già detto prima io. Vado. Vai. Non sarà dolce, l'unica cosa. Però è morbido. È morbido? Guarda qualcuno interessato, sembra una pasta delle frittelle, poi adesso è molto congelato. Non deve sembra essere pane. Dolce. Sembra pane. Gracchia cacchio. Marrone o bianco? Oh, te lo faccio da ciccione, doppio. Doppio da cicciottello. Oddio bimbo, è il tuo. Buonissimo. È del mio piccolo. Facciamo una base bianca. Sì, e poi al lato un po' di carrubina. E adesso un po' di carrubina. Un cecchio carruboso. Ti piace? Adesso facciamo una cosa intelligente. Prima c'è una videocamera, sennò davvero. Sì, bimbo, adesso arriva il tuo pandoro. Gli è piaciuto troppo. Lo so, l'ho fatto io. Tieni che lo spalmo un po'. Mi stai rovinando l'opera d'arte? No, lo sto spalmando un po' perché così gli diamo il suo pandorino. Mamma, è che tutto buono. Del mio piccolino. Mamma, questa glassa. Adoro la glaccia. Andre, gli piace il suo pandorino. Te lo metto. Quindi, qua, guardi. Vediamo cosa fa. Gnam. Mamma mia. Lo spezzettiamo un po'? Un pezzettino. Non ci credo. Non l'avrei mai e poi mai detto. Senti, ma è la mia ricetta. È ovvio che gli piace. Non me lo aspettavo da te. Mamma, che buono. Senti, le ricette dello zio Andre sono buone. No, ma Gogo non mangia la pappa buona. Figurati perché se mangia. Questa il è meglio, l'ho fatta io. Tieni, amore. Andiamoti là a mangiarlo. Andiamo, prendilo. Dai che ce la fai così. Rubato il pandoro! Sono finalmente tornato a casa mia. Ho abbandonato la mia compagna di avventure e Goghino perché c'è qualcuno qui che sta aspettando il suo pandoro. Anzi, il suo cangoro. Candoro, sì, candoro. Ciao, Non mi saluti neanche? Ma ciao, bellissimo. Guardate chi è arrivato qui. Con le mie crocs viola. Ma ciao, bellissimo, ma ciao. Sei pronto? Fermo qua. Sei pronto ad assaggiare il tuo candoro? Vado a prenderti il candoro? Vado a prendertelo? Sì, è già partito. 2 secondi che gli metto un po' di topping, sperando che gli piace anche lui. Cioè, ma guardate qui, gli ho fatto pure un impiattamento con... Cioè, ho provato a fare un cuore, ma non è venuto tanto bene. Qualcuno sembra interessato qui. Allora, aspetta, Poppy. Seduto, bravo. Fermo lì, Sei pronto? Vuoi assaggiare il candoro? Vuoi assaggiare il candoro? Dai, vieni.
vieni qua, è per te. Vai, è per te. Lo prendi un po' alla larga così. Vai, mangia. Miam. Ma che buono. Mi stai mangiando il cuoricino? È buono? Devi assaggiarlo, non è che di guardare me. Vai, mangia. Mangia questo. Te lo spezzo? Aspetta. Allora ti piace. Qua ne vuoi ancora? Te lo devo spezzare, eh? Mannaggia. Se sei uno zozzino tu. Aspetta che te lo spezzo. Direi missione compiuta. Mentre il mio polpettino è qui che si degusta, l'ho dovuto spezzettare perché lui è un po', come si suol dire, stronzino. Ho dovuto spezzettare tutto il candoro, però lui se lo sta mangiando. Se ne prende un pezzettino e si nasconde. Mi è piaciuto per ora a due cani, poi voi non l'avete visto, ma in realtà abbiamo portato anche il candoro, alcuni pezzettini sul divano e se li sono mangiati anche Leone e Salem, quindi è piaciuto anche ai gatti. Io direi che per oggi è tutto. Agli animali è piaciuto. Lasciate un like e un bel commento anche voi per farvi capire che vi è piaciuto anche a voi questa fantastica ricetta e mi raccomando, se per puro caso riuscite a capire qualcosa da questo video e volete anche rifarla voi, mi raccomando, fate subito una foto del vostro animaletto mentre se la mangia e taggatemi su Instagram che io le guardo e le commenterò tutte. Vuoi dire qualcosa? Ti stai leccando i baffi tu? Ciao amici, a me questo candoro è piaciuto tantissimo, spero che piacerà anche ai vostri amici pelosetti. Miam! Direi che lo lascio mangiare in pace e noi ci vediamo domenica prossima con, mi sa, un altro video per Popò, mi sa. Sì, rimanete sintonizzati allora.